Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio su WWE. Grazie a tutti per il supporto in questa serie, perché è molto importante continuare in questo modo, quindi lasciate un bel like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché questo continuerà a boostare questa carriera, lo sapete, e quindi grazie a tutti per il supporto di questi giorni. Altra cosa davvero importante è che finalmente siamo approdati a SmackDown. Ma cosa succederà da adesso in poi? Come vi ho detto negli scorsi episodi, volevo cambiare appunto la gimmick, quindi cambiare il personaggio. Non sarà facile, però sto iniziando a cambiare un po' le mosse, un po' l'ingresso e piano piano cambierà anche appunto il suo aspetto, perché voglio che diventi qualcosa di più oscuro. Forse un pirata oscuro, ma vedremo un pochino come cambierà tutto. Intanto parliamo con Chase. Heard you got signed. Congrats. Grazie. Thanks. What's the matter with you? Ah, è vero, è un po' strano. What's the matter? You and Hector and Paragon all got signed, but no one wanted me, and now I'm stuck here while you guys are all moving on to bigger and better things. Porca miseria, non lo sapevo. Comparing yourself to us isn't going to help. Your time will come. Trust me. You just need to take a hard look in the mirror and see what you can change to capitalize on the next opportunity that comes along. Vero. That's good advice. But what if it wasn't anything that I did wrong? What if someone in WWE doesn't want me to succeed? Come sei? What if I'm being held down? Ma no, che pessimismo. Bro, I think you've been spending too much time on social media. There are no conspiracy theories in play here. All right, but that is exactly what you would say if there was one. Oh, porca miseria, ma davvero, Chase? Chase, keep your head up and continue to work hard. I gotta go clean up my locker. That's not code, is it? Like you're not trying to tell me there's a conspiracy theory against me? That I'm being locked down? Wink twice if I'm onto something. Ma che sta dicendo? Chase? Ma è pirla veramente, comunque. You're looking at the Blue Brand's newest superstar. Took longer than it should have, but finally, I'm gonna show the WWE Universe what the rest of the world already knows. When it comes to wrestling, I am the Paragon. Stai dicendo che anche tu sei a SmackDown? Good for you. I'm gonna do the same thing. But without the lame nickname. Godo. Che bella rispostina. Wait, are you saying you got signed to SmackDown too? Yeah? What's the matter? Scared you'll be facing me now? No, but I guess every brand needs curtain jerkers. Ah, sì? We're gonna have a lot of fun, aren't we? Quanti schiaffi. Ragazzi, Paragon veramente vuole gli schiaffoni. E poi c'è Hector Flores, non Froles. Hey, Flores. I heard you're going to SmackDown. Congrats. Grazie, thanks. Hector. I saw you talking to Regal. He make you an offer? Yeah, and I'm going to take it. I think it's a great fit for my style, and I'll be able to compete for the Cruiserweight Championship. But maybe we'll cross paths again sometime in the Assolutamente, future. Penso proprio di sì. Never say never around here. That's right. Buena suerte. Ciao Hector. E quindi ragazzi, a questo punto abbiamo parlato con tutti e... What? Ah, il saluto? Congrats on getting signed to SmackDown. I think you're gonna do big things there. Grazie Sean. Thanks for saying that. Especially since we haven't always seen eye to eye. Ma non è vero. It's hard for me to see eye to eye with anyone these days. That's a joke. But nonetheless, this is always a proud day for us. But just remember, don't slip up and embarrass me or the other coaches, okay? So basically, don't do anything you would have done when you were starting out in WWE. Exactly. Good luck, kid. I'll be watching. Look who it is, SmackDown's newest superstar. SmackDown is lucky to have this addition to its roster. We'll see how he fares here, but I think he has the chance to do big things. Ah.
Beh, una buona accoglienza, direi. Caspita, ragazzi, mi stanno aspettando. Eccolo lì, il SmackDown, ragazzi, non ci credo. Quindi lo showcase del Performance Center si è concluso, ma ragazzi, vi posso assicurare che si poteva assolutamente allungare. C'erano tante altre storie in base a come mi, appunto, vi comportate all'interno della carriera. Quindi la carriera di quest'anno è rigiocabilissima, soprattutto perché puoi scegliere tra i tre brand, puoi davvero divertirti un casino quest'anno con la carriera. È stato fatto un lavoro sicuramente migliore rispetto al passato. Spezza il bastone da Kendo sulla schiena di Apollo. Ragazzi, qui può essere davvero interessante fare questa parte di storia per il nostro personaggio. Proviamo? SmackDown, signore e signori, peccato ovviamente per il copyright, ed ecco qui il nuovo ingresso. Ovviamente tutte le cose che vedete all'interno del gioco sono prese da altri wrestler, e vi volevo appunto dire che avevo già deciso di fare questo ingresso, ma presto capirete il perché. Alex Jenkins sta per entrare, e poi, ragazzi, cambieranno anche le final, quindi non ci saranno più le final End of Days appunto altre final che avete visto, finisher che avete visto, special moves che avete visto negli altri episodi, ma ci saranno la Twist of Fate e la Swanton Bomb. Perché Swanton? Perché è quella di Jeff Hardy, degli Hardy Boys. La normale sarebbe la Senton, ma è la loro personalizzata e quindi è una Swanton, ok? Quindi Twist of Fate e Swanton in onore, diciamo, di uno dei miei wrestler preferiti, che è Jeff Hardy. Ed eccolo qui, col suo nuovo ingresso. Sapete benissimo da chi è preso questo ingresso, quindi spegniamo la luce. Del nostro pirata, ragazzi, l'ingresso del nostro pirata, prontissimo per il primo match. Ci saranno delle sorprese, credo che alcuni di voi lo apprezzeranno, altri magari si aspettavano qualcosa di più, ma vi ricordo che nell'arco di un anno, o comunque nell'arco della storia di un personaggio, cambiano spesso. Cambiano il fatto di essere heel o face, cambiano le gimmick, cambia tanta roba, ragazzi, quindi aspettatevi sorprese subito. Attenzione però, il nostro primo match è contro il signorino che state vedendo. Vediamo un po' come si comporterà il nostro pirata, che è un po' un pirla a vederlo così, ma in realtà dimostrerà tante altre cose. Colpisci l'avversario con un bastone da Kendo, ragazzi. Vediamo un po' cosa succederà. Attenzione che sto guardando sotto. Ridi, ridi. No. Cruz resolve might be wavering here. Some flaws in Cruz's game plan are being exposed. Non ci voleva questa parte. Attenzione perché qua distrutto completamente. Ma sei pirla? Ti faccio vedere io. Boom! Dropkick, e lo insulto un pochino, prontissimo a fare bene. Dai, sali. Tieni, Apollo. E non è finita qui. Ragazzi, lo so che non vi starà piacendo questo inizio, molti di voi, ma anche Apollo vedo che non si tira indietro su questo aspetto. Attenzione, DDT. Attenzione perché Apollo è in difficoltà, ragazzi. È in difficoltà. Vado a prendere ancora. E altra saccagnata. Li sto spaccando tutti, porca miseria. Attenzione. Apollo reagisce. Come primo match direi che non c'è niente male. È andato su. Ah, se ti becco, mannaggia. Torna fuori. Cerco qualcosa, ovviamente. Arriva prima lui. Sono schiaffi e si vede.
Il primo match direi che sta esaltando parecchio, secondo me. Vieni, vieni, Apollo, che adesso spacco tutto. Dobbiamo farci vedere nel primo match, ragazzi. Dobbiamo subito farci vedere. E quindi dobbiamo dare il massimo. Sia nel positivo che nel negativo. Ma dobbiamo dare il massimo. Poi face o heel cambierà durante l'arco della stagione. Lui sta cercando, ma ce n'è uno qua, Apollo. Porca miseria. Sei impazzito. No, questo era bellissimo. Peccato che... Ok. Topolo. Tieni. E non è finita qui. Attenzione, perché Apollo non ce la fa davvero più. Apollo, questa t'ha fatto malissimo, direi, davvero. Dai, e vabbè, domani, Buona. Buona. Swanton Bomb. Porca miseria. Sì. Esordio col botto per AJ. Il capitano Alex Blake Jenkins. E tutti diranno: ma che gli prende? Che succede? È iniziato il primo match spaccando la schiena dell'avversario. Ha cambiato nome con un Blake ed è il capitano? Questo è un pirata abbastanza particolare. E ragazzi, Paragon è il biliardino. I know you and I have mostly been doing our own thing on SmackDown, but I think it's time for that to change. Ah sì? Why is that? Because we have a special bond from training together at the PC. Even though we weren't always on the same page, that bond is still there. It means something. Cosa? Just tell me what you want. What I want is the Intercontinental Championship. And I want you to help me get it. I already have my old buddy Nakamura here, and there's power in numbers. If you'll join us. Scusa? Cioè, io dovrei aiutare te a vincere, ok? Ho capito che continua con l'allineamento nuovo, ma... Non lo so. Non lo so. Io non aiuto nessuno. So, basically, you already lost and now can't get a rematch, so you need me to beat him for you and then give you a title shot. I wouldn't use those words exactly. But that's the gist of it. Cacchio, Paragon, ma veramente sei inguardabile. I'm not gonna do your dirty work. In fact, I'm gonna do what you couldn't do, and I'll do it all by myself. So you can take your special bond and shove it. Bravo. You're really gonna regret saying that. Guarda, non vedo l'ora. Continua a cambiare l'allineamento ad ogni decisione. Cosa? Attenzione ragazzi, perché qua sta venendo fuori una storia incredibile. Riguardiamo. Ho chiesto, visto che ho rifiutato di aiutare appunto Paragon, eccoci qua, che contattiamo direttamente Big E. Però a me piace chiamarlo Big E. Ehi, non ho niente da fare questa settimana, vuoi affrontarmi per il tuo Intercontinental Championship? Mi piacerebbe molto averne l'occasione, ma c'è anche Apollo in fila. Se solo ci fosse un modo per sistemare la questione, AJ, ce l'ho. Io e te, 1v1, il vincitore affronterà Big E. Fantastico! Buona fortuna, ragazzi, vi guarderò. Anch'io. Paragon, non metterti di mezzo. Entriamo subito a SmackDown. Ma che cazzo? No! Paragon's
scheduled for this match. Somebody needs to get out here and put an end to this. Avevo un match incredibile per affrontare Big E per l'Intercontinental Championship e Paragon si è messo in mezzo? Ora il nostro capitano, il nostro pirata, si arrabbierà seriamente. Voglio darti la possibilità di pareggiare i conti con Paragon dopo quello che ti ha fatto. Di qualunque cosa si tratti non voglio aspettare, voglio un match contro di lui e Nakamura stasera. Ok, ma non ti farò salire sul ring da solo. Puoi fare squadra con Apollo o Big E, a te la scelta. Ragazzi, assolutamente, assolutamente. Mettimi con Big E, anche lui ha avuto problemi con questi qui, perciò non dubito che sarà pronto ad affrontarli. Va bene, glielo farò sapere, mi raccomando, fa attenzione, non sarai al 100%. E beh, sono stato pestato. Attenzione, perché SmackDown riapre con il pirata, il capitano, Alex Jenkins e Big E. Superstar's offense has been upgraded thanks to training with WWE Hall of Famers Shawn Michaels and Road Dogg. Now he knows how to mix up. Ecco qua Big E con appunto l'Intercontinental Championship. The question is, can he take what he learned at the Performance Center and turn that into in-ring success? Dall'altra parte abbiamo i pirloni di Paragon J e Nakamura. A fever pitch upon their arrival and we are just seconds away. E Nakamura. Peccato davvero per il copyright, ragazzi. Peccato davvero perché le musiche, soprattutto con Nakamura, sarebbero stati devastanti. Pronti ad affrontare Nakamura e Paragon in un match di coppie. Come potete vedere, io ho già le braccia devastate. E subito Paragon mi disintegra. Attenzione, questo è un brutto segnale. Ah, questo è un brutto segnale. No, le braccia no. Caspita, non ci voleva. Ma mi sta devastando. Questa non te l'aspettavi? Vai. Attenzione ragazzi, non gli daremo possibilità di respirare adesso perché dobbiamo accumulare di tutto per vincere questo match. Allora Paragon è ripartito bene. Peccato. Caspita. Ah, già vai a dare il 5. Ok, ci può stare. Vai Big E. Troppo lento rispetto a Nakamura, mannaggia. Forse era meglio il contrario. C'è una lentezza devastante in più. Attenzione, pensavo di averla contrattaccata. E infatti. Boom. Le prendi qua, eh. Troppo potente Big E. Dai, dai. Stun. Che botta. Mamma mia, quante ne sta pigliando. È svenuto, non sono riuscito a prenderlo. Oh no. Attenzione, mi devo alzare in fretta. Hot tag. Caro Paragon, hai fatto male ad entrare, bello. Caspita. Volevi. Porca miseria, anche lui me l'ha contrattaccata. No, no, Paragon. Mamma mia. Un sacchetto della spazzatura. Mamma mia, Paragon J credo che non abbia veramente più possibilità di fare, perché...
Lo stiamo veramente trattando malissimo. Che botta. Paragon, basta. Vai all'angolo. Attacco di coppia. Oh sì. Boom. Come la mettiamo adesso? Eh? Boom, sulla schiena. Attenzione ragazzi, perché noi ce ne vuole ancora prima che raggiungiamo una final. E la cosa... Oh, due gliene ho fatte tutte e due ginocchiata. No, il braccio. Ragazzi, sono tutto arancione praticamente. Se mi fa una sottomissione alle braccia rischio tantissimo. Dai. Attenzione, Nakamura rientra. Boom, calcione in faccia. Oh, bravo. Anch'io. Contrattacco anche da parte mia. Ok. Mossa finale caricata, ma prima di tutto dobbiamo andare da Paragon J. Fare questo. Oh. Dai, dai, dai. Oh, Twist of Fate. Oh. Dai. No, raga. Non ci credo. Attenzione perché fuori c'è il conteggio. Ce la rischiamo troppo. No, 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 la submission al braccio no. Ah, non ce la farò mai. Sì, ce l'ho fatta. Vaffan brother Nakamura. Bravo. Torniamo su. Perfetto. Appena sali ti spacco. Lo sapevo. Sì. Boom. Esulta con il pubblico il signorino. Wow. Caspita, ho beccato l'arbitro. Ho sbagliato qualcosa. La mira non era delle più azzeccate. Intanto sono completamente rosso. Serve Big E qui. Come minimo. Vai bello. È tutto tuo. Addio Paragon. Oh. What? Contrattacchino? Beh, ma anch'io lo posso fare, bello. Dai che ci siamo, ragazzi. Ci siamo, però ovviamente devo fare la solita cosa di buttar giù prima Nakamura. Questa fa malissimo. Torno di là. Dai. Attenzione. Boom. Dai. Vado da questo lato perché... Dai. Dai che ci siamo. Sì. Però raga, l'arbitro ci mette 8 mesi ad iniziare il conteggio. Peccato però se poi dobbiamo lottare contro. Potrebbe essere un bel tag team. Two men with one common goal can be a dangerous thing. They're putting the entire locker room on notice. Big E si sta, ma i popcorn, ragazzi, cioè gente che litiga, come potete vedere, ve li faccio leggere con tranquillità, però praticamente ragazzi, quando Paragon J dice nessuno di voi due è degno di quel titolo, sarebbe più logico che il campione intercontinentale fosse qualcuno che ha combattuto in tutto il mondo. E come i bambini, cioè io ho combattuto in tutto il mondo. Mamma mia, è il momento di intervenire e organizzare un match. Per come la vedo io, la soluzione migliore è dare a tutti voi una possibilità. Combatterete per l'Intercontinental Championship in un 5-way match? Un 5-way match adesso? Ma intanto facciamo entrare il capitano e ovviamente non sarà un match facile e lo sapete benissimo.
As Corey can attest to, Big E's known to have a good time, but now he has a serious side. And it's that serious side that Big E's opponents need to worry about. One of the strongest human beings. The Intercontinental Championship. Ragazzi, è in palio questa cintura. Adesso, in questo match. È incredibile. Via! Subito Apollino, che sta iniziando a prendere di brutto. Ragazzi, qua non possiamo fare nulla, non si capirà nulla. E quindi dobbiamo solo tartassare l'avversario il più possibile. Harry Carrana su Apollo. Intanto se ne stanno dando di brutto anche dall'altra parte. Mentre noi lavoriamo su Apollo, anche Nakamura ci vuole lavorare. E quindi ne approfittiamo. Potremmo anche fare quelli che se ne fregano un po', ma intanto aiutiamo un po' Big E. Guarda lì cosa sta succedendo. Mentre gli altri tre fanno schiaffoni, io posso stare con Paragon e approfittare di questa situazione. Se riuscissi a sbloccare una final adesso, una finisher, mentre loro sono giù, avrei un vantaggio enorme. Troppo importante sbloccare la finisher adesso. Tanto Paragon è giù. Moonsault che va a segno. Andiamo di schienamento. Ah, peccato. Però ragazzi, gli altri sono tutti e tre a te. No, peccato. Questo schienamento ha fatto salire gli altri. Una bella fregatura. Oh, mancato Paragon. Oh no no, ce l'hanno tutti e due con me. Nakamura e Paragon contro AJ. Ah, sono fregato. No, Paragon, che infame. Tiè. Ah. Merda, l'ho mancato. Ho la testa fracassata io comunque, ragazzi, ve lo dico proprio così. Attenzione, Nakamura a terra. Dobbiamo aprirlo un po' di più. Ne ha prese poche. Bisognerebbe lavorare bene sugli altri, soprattutto su Nakamura in qualche modo. Attenzione, cosa voleva fare? Harry Carrana. Andiamo su Paragon. Sono tutti storditi comunque, ragazzi, ve lo dico proprio nel senso che non ce la fa più nessuno. Nakamura fa il cretino e prende un calcione in faccia. Dall'altra parte andiamo ancora contro Paragon. Le stiamo dando a tutti. Stiamo dimostrando che siamo dei grandi wrestler comunque. A tutta la WWE. No! Porca miseria, sono fregato. Sono fregato, ragazzi, ma mi rialzo subito però. Paragon J. Standing Shooting Star. Paragon. No, Paragon. Porca trota. Ho detto trota, eh. Harry Carrana su Big E. Ce l'hanno tutti con me, hanno capito che posso cavarmela. Vediamo un po'. Big E mi sta per spaccare la testa, probabile. Nakamura non ce la fa più. Contrattaccato Big E. Boom. C'è, ragazzi, c'è. Tieni. Toh. Ragazzi, le ho tutti in pugno praticamente. Torna dentro Nakamura, non c'è sosta qui. Boom. No, l'ho mancato. E Nakamura se la cava così. Attenzione perché Apollo forse scende, eh? No. Sembrerebbe di no. Vogliono arrivare a una conclusione questa volta. Non ce la faccio più, ragazzi. Purtroppo sono distrutto. No. Oh. Ah, non mi portare, ti prego.
Non sta... No! Hanno fatto una mossa di coppia, sti due! Ma che infamata è? Sono completamente stordito, ragazzi. Provo a rialzarmi. Potrei approfittarne di questa cosa. Aspettate. Vediamo cosa fanno loro due. Ok. Chi è? Eccolo qua. Ma che fai, bello? Boom. Non c'è veramente. Non c'è nulla. Sono completamente rovinato io. No! Il più sano di tutti in questo momento è Big E, che infatti sta cercando di lavorare bene sotto appunto l'aspetto di chiuderla. Oh, Arika run al volo. Attenzione, perché questa fa molto male. Anche Nakamura si prepara. Mamma mia, che calcione in faccia anche qui. Peccato, su Paragon J non sono riuscito a sfruttare la situazione. Qualcuno che si avvicina qua? L'arbitro continua a guardarmi come per dire: ehi, bello, scendi, va. E basta, Paragon, adesso basta. Fatelo dire. Intanto io faccio una bella. Attenzione. Twist of Fate su Paragon J. Boom. Attenzione, schienamento, arbitro. Uno. Due. Tre. Se. Cosa? E dammi sta cintura. Se. Paragon J. Pierce. Nonetheless, enjoy this moment. Troppo importante questa situazione, ragazzi. Veramente, veramente. Non mi aspettavo sicuramente una cosa del genere. Davvero. Ora non voglio assolutamente che appena parlo con Paragon J mi parte un altro match. Quindi, ragazzi, non posso neanche vedere. Luoghi, aspetto, social media, progressi storia, vittoria, sette di mosse. Non c'è la possibilità di vedere i campioni in... Eccoli qua, i titoli. Ma perché quella... Ma che posizione è quella? Scusate, ma devo cambiare la posizione. Ma siamo Intercontinental Championship e a questo punto... arriveranno tanti sfidanti. Potenziamo un pochino gli attributi e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, perché non posso andare oltre l'8 qui, costo 23, io ne ho 11, ok, ci può stare, e quindi rimaniamo così, dai, 5-5-5-7-7, che secondo me è ottimo, e abbiamo anche 85 di overall. Noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ancora non ho cambiato, diciamo, lo stile del personaggio, perché voglio prima vedere come va la storia adesso e fare il cambiamento nel momento giusto. Quindi, ragazzi, vi ringrazio tutti, grazie veramente, fatemi sapere se vi piacciono la Twist of Fate, la Swanton Bomb e soprattutto il fatto che il personaggio stia diventando sempre di più un capitano pirata oscuro. Fatemi sapere, ragazzi, un abbraccio, un bacione, ci vediamo nel prossimo video. Bella. Oh, le notifiche e l'iscrizione, mi raccomando, e il like. Al prossimo video.